Siamo in tanti, ma mi sento così solo. Ho preparato il mio spettacolo con tanta cura. Mesi e mesi di sacrifici per concentrarmi. Mi sono chiuso in clausura per prepararlo. Manca a voglione mio, ho sentito per una settimana. Oggi sono uscito ed ho visto la luce, ma quella di un mondo cambiato. Ho aperto la porta e ho tirato un sospiro di sollievo. Sono pronto, ho gridato. Ma signore di fronte, subito ha chiuso la finestra. È arrivato il postino sul motorino, col casco, i guanti e la mascherina. Io ho detto, c'è troppo inquinamento in giro, eh? Lui mi ha lanciato il pacco da lontano ed è scappato. Vado dal tabaccaio e non trovo manco una sigaretta. Ma fumo, non faceva male. Non vedo macchine, non vedo gente in giro, i magazzini chiusi alle 10 di mattina. Mai a pensare che una settimana senza un giornale, senza la televisione, senza un telefonino, avesse cagnato un mondo. Ma possono passare i giorni, può cambiare la gente, può cambiare il mondo. Ma la nostra passione non cambierà mai. Ci ho messo 2 mesi per salire su questo palco. Tengo ancora le gambe che mi tremano per stare qui di fronte a tutti voi. Quando hai un sogno non c'è niente e nessuno che ti può fermare. E pensare a tutti quelli fessi che li tengono chiusi nel cassetto. Culacco, oviendo, frid, bisogna tirarli fuori. Faber est sue quisque fortune. Siamo fautori del nostro destino. La nonna ha sempre detto che è tutto scritto. Su un libro, su un muro, da qualche parte insomma. Tutto comincia e tutto finisce, come questo spettacolo. L'importante sono le strade che deciderai di percorrere. Thank you.